La morte di Mario Castaldi, il giovane 19enne ischitano che si è suicidato lanciandosi dal muraglione della chiesa del Soccorso a Forio perché portava dentro di sé il rimorso per aver sciupato i suoi risparmi al gioco, probabilmente non risulterà vana, se è vero come è vero, che nelle ultime settimane in tanti sull'Isola Verde si stanno mobilitando contro le ludopatie e la tentazione di cercare l'arricchimento facile che spinge giovani, anziani e adulti a tentare la fortuna col gioco. E così nelle settimane scorse, su proposta del consigliere comunale di opposizione Domenico Savio, il civico consesso ha approvato una delibera con cui si chiede con forza al governo e al Parlamento di prevedere che il gioco online, effettuato presso gestori non autorizzati, sia immediatamente oscurato e sanzionato, di approvare norme che permettano meglio all'ente locale di effettuare azioni di prevenzione precoce anticipatoria, di poter istituire specifici centri sanitari che forniscano, mediante psicologi e psicoterapeutici, supporto, assistenza e prevenzione della ludopatia, rivolto ai giocatori ma anche ai familiari degli stessi. Nella delibera si fa anche appello al governo affinché provveda tempestivamente a studiare ed approfondire il fenomeno della dipendenza dal gioco per informare e sensibilizzare la popolazione, i giocatori e i concessionari sul fenomeno del gioco patologico e sui rischi connessi. Ma oltre alla politica, sull'isola d'Ischia si stanno mobilitando contro il disagio sociale dei giovani e dei meno giovani anche associazioni e gruppi musicali. Tra questi c'è la PH Band, formazione musicale isolana, facente capo all'associazione culturale Terra Nostrum, che nei giorni scorsi ha tenuto un concerto il cui ricavato è andato in beneficenza, come ci ha spiegato il pianista Flavio Trani. Allora, l'idea è nata circa 3 settimane fa, quando durante l'Ara Condense che si è svolto qui a Ischia, organizzata da Claudio Montefusco della Scuola di Danza e il Balletto, un gruppo dei ragazzi dell'associazione Amico Charlie si è esibito qui a Ischia. In quell'occasione abbiamo conosciuto Maria Grazia Zanaboni, che è il presidente di questa associazione, e abbiamo scoperto che in Italia c'è questa grossa associazione che si occupa di prevenire il disagio giovanile. L'Amico Charlie è un'associazione che si occupa di quei ragazzi che hanno tentato il suicidio e delle famiglie di ragazzi che purtroppo si sono tolti la vita. Opera su Milano, opera un po' su tutto il territorio nazionale e collabora con il Ministero dell'Istruzione proprio per poter formare i formatori, formare gli insegnanti e far capire loro quando è il momento di prendere per i capelli questi ragazzi, perché insomma alcuni segnali vengono dati però non sempre vengono compresi. Siccome qui a Ischia, insomma, negli ultimi periodi abbiamo assistito a cose un attimino spiacevoli con giovani che si sono tolti la vita, ci è sembrato, visto che siamo un gruppo di amici che facciamo musica per divertimento, ci è sembrata una bella idea quella di organizzare una serata di questo tipo proprio per sensibilizzare e raccogliere dei fondi per questa associazione. Flavio Trani ha voluto fare anche un appello ai giovani affinché si cimentino in hobby come la musica e lo sport, lasciando stare le slot machine. Ma certamente, cioè poi alla fine giocare alle macchinette non è che arricchisce nessuno. La macchinetta vince sempre lei, quindi alla fine speriamo che i giovani capiscano che non è il caso di buttare i propri risparmi con le slot machine, bensì casomai per acquistare uno strumento musicale e fare musica come facciamo noi.